che evidentemente continua a non essere chiaro del modo. Io non avevo l'intenzione di confutare la sua lezione, a maggior ragione se io ho offerto chiaramente la disponibilità a sostenerla. Mi sembra un paradosso possibile. Quindi la cosa è, e condivido l'interpretazione data dal segretario, ben bene che c'è anche un precedente autorevole che mi riguarda tra l'altro, quindi a maggior ragione non avete. Quando passano 3 anni quella memoria diventa anche quella un elemento, soprattutto di numeri e nei dati. Ma non è questo il tema, resta il problema, a mio avviso, che con il voto del sindaco, che è il consigliere assegnato, o lo si occupa come consigliere assegnato, o lo si occupa come sindaco, dato che il nostro regolamento lo occupa come consigliere assegnato, il voto potrebbe essere, diciamo, esteso, diviso, per garantire anche quell'aspetto di sostegno dell'opposizione, potrebbe garantire che la terza parte del numero fosse quello di 17, non di 16. Ma detto questo, la motivazione data dal segretario è una motivazione che io assolutamente condivido rispetto alla... C'è un tema che è quello di capire se così c'è una garanzia, dato che penso che sarà oggetto quella modifica del regolamento, ma per quanto mi riguarda, ripeto, c'è la disponibilità a sostenere la candidatura del Presidente. Mi avrebbe fatto piacere che uscisse con 25 voti, anche con quelli esterni, anche con quelli esterni, forse abbiamo segnato anche in questo un cambio di rotta, un'inversione di tempo. Ma comunque, ritieni il voto d'atto, ritieni come se avessi scritto la... Adesso già la disponibilità da parte mia. Ti hai tolto il piacere di scrivere le mani sulla scheda, anche perché sarebbe significato un momento. Mi sarebbe piacere un giorno di scrivere una scheda. Va bene, allora mi è doveroso da parte mia ringraziare l'intero Consiglio Comunale. Quindi innanzitutto credo che non sarà difficile percepire che prendo la parola con immense emozione. Anche per questo sarò molto breve. Un doveroso ringraziamento a tutti i consiglieri comunali che mi hanno votato, dimostrando fiducia e dandomi la possibilità di ricoprire una carica di tale rilevanza, sia amministrativa che politica. Con pari sincerità ringrazio anche coloro che per ovvi motivi non hanno ritenuto opportuno esprimersi favorevolmente. Essere Presidente del Consiglio è un carico di forte responsabilità, che mi appare il mio onore e che assumo con onestà intellettuale. Con spirito di servizio e rispetto, il mio mandato sarà improntato alla volontà di garantire e tutelare i diritti e le prerogative di tutti i consiglieri, Elena, garantendo l'esercizio effettivo delle nostre funzioni e l'osservanza del rispetto delle leggi, dello statuto e dei regolamenti. Quindi più o meno sono anticipato. L'impegno che sento di assumere che sarò garante del rigore e dell'imparzialità che assicurerà alla nostra Assemblea una democratica dialettica tra i consiglieri e dei vari gruppi, affinché ciascuno di noi possa rendere al meglio il proprio mandato, ma anche di assoluta disponibilità nei confronti di tutti i colleghi consiglieri. C'è una frase che mi ha sempre convinto: non puoi tornare indietro per cambiare l'inizio, ma puoi iniziare dove sei e cambiare il finale. Per questo motivo bisognerà, da questo momento, lavorare solo e tenere saldo l'obiettivo prioritario, e cioè quello di non perdere l'aspettativa di benessere e sviluppo della nostra comunità. Per la realizzazione di un ottimo lavoro è ovvio che ci sarà bisogno della collaborazione e dell'impegno e della dedizione di tutti quanti noi, poiché il vero cambiamento potrà essere solo il frutto di un lavoro di squadra. Mi rassicura la certezza di essere
coscienza e lealtà. Concludo e porgo gli auguri al sindaco, agli assessori e a noi tutti, consiglieri comunali di maggioranza e di opposizione.